Patatine e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Non so perché ero così, vabbè, tipo video accogliente. Oggi sono qui per registrarvi, da come avete letto dal titolo, un try on haul. Perché ho un pochino di vestiti, veramente pochi. Sono dei vestiti che mi sono arrivati anche mesi fa, che però non ho avuto mai l'occasione di mostrarveli indossati, ma io li ho già usati, rilavati e usati ancora, rilavati ancora. Allora, alcuni non mi ricordo dove vengono. Ho cercato le vecchie mail dove appunto c'era scritto il link del capo, di ogni singolo capo, ma non ne ho trovate tutte. Quindi spero di non incasinarmi. Se nel caso dovessi trovarle, trovate tutto nell'info box. Quante volte ho detto trovate? Iniziamo! Allora, il primo che tiro su è questo maglioncino qui. Questo è un maglioncino stranissimo, tipo di quei maglioncini stile crop top, però appunto un crop sweater, come vogliamo chiamarlo, non lo so. Vabbè. È tutto rovinato perché sembra usurato. Ci sono infatti alcuni punti dove non sono della stessa trama del resto del maglione. Infatti qui c'è tutto il maglione aperto in questa parte qui delle spalle e nella parte dietro, appena dietro al collo. È un verde natale, come vedete, è un verde albero di Natale. L'ho preso proprio per metterlo in questi periodi freddi, natalizi, che ormai sono passati, però vabbè. E quindi lo trovo top per questo periodo dell'anno. Questo qui non mi ricordo se viene da Relax Feel o Zaful. Mi pare più Zaful perché, se non ricordo male, mi era arrivato questo maglione con un braccialetto con un occhio e un'altra cosa. Quindi questo è il maglione, diciamo che è comodo perché è veramente morbido, non punge. L'unica pecca è che, avendo tutte queste usure, vi entra un po' di fresco, quindi magari suggerisco di mettervelo se state in casa, se non dovete uscire o star fuori, perché almeno per quanto mi riguarda io sono una tipa molto freddolosa e quindi con questo diciamo che gelo per metà, tipo queste parti delle braccia gelate, e non è che sia il massimo. Quindi magari se siete freddolosi come me vi consiglio di non usarlo se dovete andare in giro o altro, perché vi entrano gli spifferi da tutti i punti. Non ricordo se questo viene dallo stesso sito del maglioncino verde, però vabbè, comunque ve lo faccio vedere. È un cardigan color crema. Questo qua è veramente molto molto bello. Giulia, quando l'ha visto, ha detto è da vecchia, però a me piacciono un sacco questi capi un po' comfy. E niente, questo qua è un cardigan neanche troppo lungo, arriva proprio appena sopra ai fianchi e ha queste taschine laterali su entrambi i lati. Queste taschine. La particolarità poi è che abbiamo sulla parte finale della manica il risvoltino cucito, quindi non potete togliere il risvoltino, ma ve lo dovete tenere. Non sembra uno di quei maglioncioni caldi, ma vi assicuro che tiene un caldo assurdo e lo trovo carino quando non sapete cosa abbinare a magari qualcosa che volete spezzare, tipo se vi vestite di un solo colore, essendo un color crema, secondo me spezza un po'. Sono in fissa col tartan, infatti ho preso questa gonna tutta rossa e nera. Sul retro ha questa zip invisibile che ovviamente nella parte della cucitura in alto fa fatica a chiudersi, vabbè. Questa gonna viene da Choyes. Che babba, c'è anche scritto dentro. Vabbè, questa gonna viene da Choyes e a me Choyes piace un sacco come sito. Una gonna senza balze, senza niente, cade veramente morbida ma dritta. Quindi non ha pens, non ha niente di niente, va a vita alta. E questa è un tessuto tipo lanetta, fatta con tanti piccoli quadratini, ha una trama tipo con tanti piccoli quadratini, sembra... Avete presente i waffle, che hanno tutti i buchi, i quadrati con i buchi, ecco. La trama di questa gonna è proprio fatta stile waffle, quindi oggi abbiamo inventato un nuovo termine per la moda, per il fashion. Quindi questa trama si chiamerà trama waffle. Parlando di tartan rosso e nero, ho preso anche questo, che doveva essere in realtà una camicia. Cioè, io sul sito non ho letto se era un... Ora vado a vedere, non ho letto se era una camicia o meno. No, c'è scritto Fashion Loose Red Plaid Shirt, quindi è una maglietta. Cioè, veramente tanto tanto pesante. A meno che non siate freddolose e scheletriche, questo tende a ingoffare, tende a farvi chiatti, come ve lo dico, tende a... da che ti tende? Da che punto guardi il plaid? Da che ti tende? Ragazze, vi fa grosse, come ve lo devo dire? Comunque, se sotto mettete un maglione, sopra mettete questo, sembrate l'omino Michelin versione Natale, ecco, detto in sintesi. Però è veramente molto molto bello, mi piace un sacco questo cappotto, lo sto utilizzando sempre.
E questo appunto viene da Relax Feel, che è un sito che non avevo mai provato. E è fatto bene, non ho niente da dire. Ha le tasche che ho scoperto tipo nell'ultimo periodo, perché sono praticamente nascoste e sono veramente piccole, però ci sono le tasche e lo adoro. Infatti ho messo delle foto su Instagram ed è piaciuto a un sacco di voi. Io stavo cercando un cappottino, anche se appunto non pensavo fosse un cappottino, ma ero convinta fosse una camicia normalissima, però stavo cercando un cappottino che mi arrivasse almeno fino alle ginocchia, e questo qua devo dire che mi arriva quasi fino alle ginocchia. Mi piace tantissimo perché mi copre benissimo e niente, è un colostino un po' quel taglio un po' anni 80, non so come spiegarvi, però quei cappottoni che si portavano una volta. Infatti mia mamma mi ha detto proprio che sembra uno di quei cappotti, se non fosse per il tartan, anzi anni 80-90, questo è il cappotto. L'altro cappotto, questo invece viene da un sito che si chiama Shein, che una volta si chiamava Sheinside, ma adesso si chiama Shein. E devo dire che sono rimasta alquanto delusa, perché una volta su Sheinside c'erano delle cose di qualità, veramente fatte bene, di tessuti top, e io invece adesso sono rimasta abbastanza delusa, se non per questo, che è l'unico capo che mi piace, che ho già usato, e mi avete anche già visto nel... no, non me l'avete già visto perché lo vedrete sabato, piccolo spoiler, comunque l'ho già usato e mi piace tanto. Questo è un cappotto... Questo sì che è un cappotto color cammello, ma la particolarità di questo cappotto è il taglio a giacca, che io adoro. Ci sono tanti tagli a giacca che cambiano insomma di modello in modello. Infatti quello che io cercavo era proprio questo taglio stretto e lungo, che tende appunto a snellire e a slanciare la figura, e mentre gli altri tendono su di me ovviamente, poi in base a come siete fatte trovate il cappotto che vi sta meglio. Ma quello che cercavo, perché sapevo che appunto mi sarebbe stato bene, era un taglio a giacca così, un taglio lungo e stretto. E anche questo è abbastanza lungo, copre il sedere, appena sotto il sedere arriva. Però non è fatto benissimo, non è quel cappotto pesante che dici wow, ha fatto veramente bene, è leggerino, quindi questo qua, secondo me questo qua in autunno sta meglio che adesso che, che c'è il grande freddo, e tra l'altro nevica oggi, quindi non lo so. Io ripeto, sono freddolosa, quindi o ci metto 800 maglioni sotto o congelo. La parte che non mi piace di questo cappotto è la parte del retro. Ci sono tutte queste pants, penso si chiamino, penso si chiamino pants, che sono appunto tutte queste cuciture che sono fatte un po' male, perché non so se è tipo la stoffa che ha preso una piega strana o proprio le pants che sono state cucite male, ma fanno gobba. Praticamente io già sono un po' gobba di mio e devo imparare a star dritta, cioè io facevo danza classica, ero la tipa più dritta di sto mondo, ho smesso di fare danza classica da piccola, mi sono sviluppata e ho iniziato a fare la gobba, e da lì faccio fatica a toglierla perché appunto è un vizio che faccio fatica a levarmi di stare gobba, e questa giacca mi evidenzia la mia gobba, perché? Perché queste pants vanno a gonfiare il retro e quindi sembro tipo il gobbo di Notre Dame, Gloria di Notre Dame, Gloria Gobbo. Gobbo Gloria di Notre Dame. Hashtag Gobbo Gloria di Notre Dame. Quindi mi piace tantissimo, se non fosse per il retro, quindi guardatemi dal davanti, non guardatemi di dietro. Non so perché molti di questi vestiti hanno le tasche che te le devi tagliare tu, c'è la cucitura leggera, devi andare lì con la forbicina e togliertela. Vabbè, comunque le tasche, sono rimasta contenta perché io adoro le tasche, altrimenti rimango con le mani a penzoloni e dico ok, dove le metto? Dove non batte il sole? Penultimo prodotto, ed è il più orribile questo. Mi rifiuto di farvelo vedere. Ok, questo è tipo, doveva essere così. Ok, vedete che bello? Guardate quanto è carino, quanto è sexy, quanto è comfy, molto Tumblr. Ok, questo è quello che mi è arrivato. Partiamo dal colore. Partiamo dal colore che non è quello che ho scelto io, non è quello della foto, ma poi che si vede? Allora, ok, vedete che è tipo simile plaid? Quello della foto è un maglioncino, perché mi mandi un plaid quando io ho scelto un capo? No, non ci sono scuse, perché mi fai vedere un maglioncino quando poi qui mi mandi a casa il plaid della nonna? No, io mi rifiuto anche di farvelo vedere indosso. Passiamo oltre e andiamo avanti con l'ultimo capo che vi faccio vedere, sempre da Shein, che non è niente di che anche qui, un tessutino, cioè cotone
trama super leggera, sembra quasi, ecco, sembra una tovaglia. Ma non solo per la trama, anche qua tartan nera e bianca, ma sembra una tovaglia. Cioè, proprio al tatto è una tovaglia. Io odio le camicie col cappuccio perché il cappuccio mi si infila sempre per la storia della gobba sul retro, e quando metto i vestiti io già sono gobba di mio, con il coso, con il cappuccio e tanti altri vestiti sopra, più la giacca, hashtag Gloria Gobbo di Notre Dame, again. Comunque, questa è la camicia, e l'ho indossata anche questa solo una volta, ed è molto molto lunga, cioè mi piace perché ha quadri, perché la volevo così, e però, cioè ovvio la metterò perché mi piace, però. Quindi niente, questi erano i capi che mi sono arrivati da questi siti. Cliccate il pollice in su se vi è piaciuto questo video, condividete, mettetelo tra i preferiti, iscrivetevi, commentate. Laura Scimone, ci vediamo al prossimo. Spero che questo vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e ciao!